Ho preparato un bunker anti-hacker dove tutti quanti i cheater venivano attirati e venivano trollati. Sono arrivato anche a combattere io personalmente contro chi cercava di liberarsi. Mi raccomando, lasciate un like, ma iniziamo subito. Questa, signori, è la base che ho preparato. Qui ci sono delle mine inesplose, già le conosciamo, sono dei diamanti che sono pronti a farlo saltare in aria, qualunque sia la nostra vittima. Ma ci sono un sacco di cose particolari, come per esempio un pavimento instabile che vedremo dopo insieme, un'armatura pesante, ma anche degli oggetti preziosi molto pesanti. Qui c'è scritto vietato coccolare questi gatti che sono Ciro e Pablo. Chissà cosa faranno, cosa gli accade. Un viaggio tra i mondi, non vi voglio spoilerare però quello che accadrà. E in più voglio andare a preparare al volo insieme a voi. Prendiamo degli oggetti, li andiamo anche a inciantare, sì, mettiamogli tutte le cose proprio fatto bene. Anche il piccone in nederite. Questi oggetti avranno una piccola particolarità, ovvero che saranno un pochettino appuntiti. Quindi chi li toccherà riceverà un effetto un po' brutto. Prendiamo anche un cartello. O andiamo a sistemare anche qui il tetto della base che avevo fatto, che mi ero dimenticato. L'altro vi piace? Mi sono impegnato un botto per farlo. Qui anche c'è un qualcosina che potrebbe accadere. Attrezzi molto appuntiti. Perfetto, in questo modo devono fare parecchia attenzione a tutto quello che gli succede. Tra l'altro non so se sentite, ma intorno a noi siamo pieni di lava, quindi devono fare attenzione alle persone. E ora non ci resta che aspettare. Ok, mi è arrivata una notifica da parte del server che una persona ha superato appunto delle coordinate che si trovano intorno alla base che ho fatto. Ha preso dei primi diamanti, però questi qua, vabbè, erano molto semplici da vedere perché erano il lato di fuori, quindi in realtà potrebbe essere un giocatore normalissimo e questa clip non la vedrete mai. Però siccome è l'unica persona che per ora è vicino alla base, io nel dubbio me l'aspetto un attimo e controllo se effettivamente sta utilizzando la X-Ray. Anche è vero che qui, ecco, ok, questi diamanti precisamente com'è che li avrebbe presi? Mi sa che abbiamo una persona che ha addocchiato qualcosa. A parte che sta rischiando tantissimo di morire, perché anche intorno alla base, come vedete, c'è un sacco di lava, ma anche qui c'è un sacco di lava prima della base. È un po'... sta facendo un percorso molto contorto. Io, raga, le chest non le ho clemate in modo tale che effettivamente si possono aprire. Sta arrivando, eh? È addirittura d'arrivo della base. Vogliamo dire che è casualità? Non credo proprio. Beh, diciamo che qui lo aspettano un bel po' di cose. Sicuramente è stato attirato dai diamanti, perché sono proprio al centro che ti permettono di poterla vedere. Quindi direi che questa trappola sta funzionando. Sta bella che andando. E sì, l'ha trovata la base. Deve trovare un modo per poter scendere ora. Oh, è pazzo. È pazzo sulla gravel. È pazzo sulla gravel. Mamma mia, si è arrischiato tantissimo. Se questa gravel era fluttuante, ora cadeva, era alla sua fine. Però abbiamo ufficialmente la nostra prima vittima. Ok, allora vediamo un pochetto. Benvenuto nella base. Vediamo un po'. Attenzione, molto appuntiti. Se li sta studiando, sta leggendo tutti i cartelli. Armor pesante. Lui effettivamente è full diamante. Vediamo un po'. Cos'è che vorrà fare? Cosa vorrà fare? Intanto io mi preparo. Viaggio tra i mondi, raga, sappiate che è il jackpot. Se fa quello, sappiate che ci divertiamo e non poco. Lui è stato attirato giustamente da questi diamanti, però secondo me non se la ritrovava una cosa del genere davanti a lui. Cosa sta decidendo? Sta decidendo di mettersi l'armatura? Va bene, dobbiamo aspettare che la indossa. Bravissimo, molto molto bravo. Ma riuscirà ora a muoversi ora che si è messo questa armatura? Perché io lo vedo leggermente un po' fermo. Non so voi. Guarda, guarda quanto è lento. Sta saltando, eh. Cioè dovrebbe star correndo e saltando. Eppure diciamo che non è proprio il massimo. Secondo me ha capito che è colpa dell'armatura. Sì, se la sta levando. Se la sta levando. Si è rimesso la sua armatura. L'ha rimessa a posto. L'ha rimessa a posto. Forse ha capito che non è proprio il caso. Pure lo scudo, perché non si sa mai. Ha capito che quello a cui sta partecipando non è proprio la cosa più normale. Bro, dopo quello che ti è successo, io non so fossi in te quanto lo prendere. Bro, sei pazzo però. Sei un po' pazzo, ma che fai? Bro, te l'avevo un po' a cercare. Guarda, la rimette a posto anche il cursore. Però è
particolare, perché giustamente si è ritrovato nella base e non è che si è messo qui e ha andato dritto ai diamanti che era il suo obiettivo. Si sta un attimo girovagando, sta perlustrando il territorio. Quante belle trappole che ci sono, però diciamo che ora si è un po' insospettito. E quindi che cosa fa? Se ne dovrebbe andare? Ah no! Ha deciso di prendere i diamanti! Ma è pazzo! Ha deciso così di prendersi via! Ma c'era scritto mine inesplose! Sei pazzo che però te la tenti così, Fatelo dire. Vabbè, portiamolo in controllo a questo punto. Ciao. A parte la tua esperienza un po' mistica che hai appena ricevuto. Anzi, non gli diciamo nulla. Per caso citti? Vorrei riportare un bug o un hacker, non ci ho capito niente. Cos'è successo? Dimmi tutto. Sono qui apposta per te. Tranquillo, bro. Ci penso io. Che cosa è successo? Mi hanno appesantito. Quello è perché avevi tante cose nell'inventario. Poi ti hanno fatto esplodere. Per caso hai calpestato qualche mina? Non è vero. Ti ho fatto una domanda. Non ti ho accusato. Arrabbiatissimo. Va bene. Allora mi dai i dati Enidesk così controllo direttamente sul tuo computer il problema. Ma è nel server il problema. Potresti esserlo tu, non nel mio PC. Sei comunque sotto controllo hack. Vabbè, dai, ammetto. Ah, e ci siamo allora, Ci siamo. Però è strana quella roba. È una mia trappola. Lo banniamo quindi per 14 giorni per ammissione hack. Ciao, arrivederci, ballò. Ci diciamo. Ho ricevuto un'altra notifica da parte del signor Massimo Rosso che è entrato in zona. Ed effettivamente, guardate qui, ogni tanto ci sono, diciamo, dei prolungamenti di questo tunnel. Poi è sceso dritto per dritto, ha iniziato qua direttamente a scavare, perché vedete il tunnel non continua del tutto. E io mi metto qui, mi appollo, io mi apposto e lo guardo. Oh, li ha trovati! Ha trovato dei diamanti! Bravo! Bravo, il punto è che, come dice la tua skin, sei un po' sus, Massimo Rosso. Sei effettivamente un po' sus e stai raggiungendo la zona di troll supremo. Non so quanto ti conviene, Io non so proprio quanto ti convenga quello che stai facendo, Massimo Rosso, a tuo rischio e pericolo. Ma chi sono io per giudicare? Ma invece chi è lui per poter prendere questi diamanti in questo modo? Guarda qua, un'altra bella vena di diamanti. Ok, quindi già sappiamo che usa X-Ray, lo abbiamo visto. E voglio vedere proprio che cosa utilizzerà lui della trappola. Abbiamo ancora il viaggio tra i mondi da vedere. E abbiamo ancora Ciro e Pablo che aspettano una bella carezza. E io non vedo l'ora che qualcuno gliela dia una carezza. Oh, eccolo qui, me l'ero perso. Sta arrivando. Si è trovato anche la gravel sulla strada. Quindi anche il fatto che continua ad andare dritto per dritto è un po' sus come cosa, No, non ci credo, ho trovato altri dia. Vabbè, però questi qua forse per assurdo sono legit, perché erano proprio qua vicino al tunnellino. Questi qua non glieli posso contestare, ma questi qui dietro sì. Quindi vabbè, c'ha pure la fortuna. E vabbè, quasi è arrivato il ragazzo, E lui invece sta optando per una scaletta. Anche se di qua in realtà c'era ancora il tunnel che ha fatto il ragazzo prima, che devo rompere. Lui invece sta morendo. Lui invece è pazzo, perché si è affidato alla gravel. Pazzo! Se l'è rischiata, Questa trappola è una trappola ancora prima di arrivarci. Il punto è che lui ha scelto il lato dal pavimento instabile. Vediamo un po', Se vuole ha scelto il pavimento instabile. Bro, sei sul pavimento instabile, bello mio. Bello mio, sei sul pavimento instabile. E mo? Sta tankando con le gapple. Resiste. Ma quante gapple c'aveva? Sta tankando. Oh, ma c'è un secchio d'acqua. E si è... Non ci credo, si è salvato. Si è salvato dal pavimento instabile. Non ci credo. Ma questo Massimo Rosso è un uomo dalle mille risorse. Io fossi lui però mi sposterei, perché qui il pavimento è ancora instabile. Poi attenzione, ok. Vediamo un po'. Armatura pesante. Anche lui si sta studiando tutto. Però oh. Attenzione, preziosi molto pesanti. Capisco il suo non resistere alla tentazione e di volersi prendere effettivamente tutti quanti questi blocchi. Lo capisco, probabilmente si è anche riempito l'inventario. Però bro, come per il ragazzo di prima, anche a te l'inventario, come vedi, si affatica molto. Però lui, è pazzo! Prende il viaggio tra mondi! Non ci credo! Andiamo subito a vederlo!
E signori, il signor Massimo Rosso, diciamo che è in una situazione un po' scomoda. Addirittura si ritrova a buildare con i blocchi di Netherite. Riuscirà a scamparsela? Si è shiftato. Forse resiste. Ma che troll sarebbe? Se... Oh, ok, non se l'è scampata per niente. Non se l'è scampata per niente. È messo in combattimento. E io gli vorrei ricordare che questi Sonic Boom dei Warden prendono attraverso i blocchi. Io glielo vorrei ricordare, ma forse non lo sa. Però, come fa a resistere così tanto? Si sta provando a liberare l'inventario, ma direi che è stato un po' troppo tardi. Immaginate che stava tutto quanto lì panicato. Sei un po' sussa. Ma eri tu a trollarmi? No, no, era Sasa, il Warden, che era molto arrabbiato con te. Ma sei malato il Warden? Sei diventato tutto rosso dall'emozione. Cioè, io volevo solo dei diamanti, sono saltato dalla sedia. Mia madre si è spaventata. Si è incazzata con me. Perché? Ho rotto un bicchiere. La prossima volta non citare, che può capitare di peggio. E mo sta tutta l'acqua sul tappeto. No, no, non citto, anche perché non avrò più il PC. Poverino. Che ti serva da lezione, poverello. Povero Massimo Rosso. E vabbè, Massimo Rosso, 30 giorni cheating. Mi è arrivata un'altra notifica di qualcun altro che è entrato, ma non lo trovo. Quindi a sto punto mi tippo direttamente dal giocatore, perché non so dove... Oh, eccolo qua. Ah, è uno che sta scavando verso il basso così dritto per dritto. Ah, eccolo qui. Hai capito, il giocator. Mamma mia che giocator. Giustamente ha ripiazzato il blocco, cioè sistemiamo. Bro, sono esplosivi questi diamanti, bro. Però è sopravvissuto. Perché è sopravvissuto? Che c'aveva il totem? Sopravvissuto ai diamanti esplosivi. Però almeno ora magari presta attenzione e legge i cartelli. Ah, ora sta prestando un po' più di attenzione ai cartelli, eh. Però non se ne va, cioè non è che magari capisce che è pericoloso. No, no, lui continua, lui è ostinato. Va bene, bro. Tanto, come vuoi, qui c'è il viaggio tra i mondi. Se ti va puoi andare a trovare Paolo e Sasai Warden. Oppure ti interessa qualcos'altro? Ti stai avvicinando a Ciro e Pablo. Come si è permesso di toccare Pablo? Come ha osato? Subito in controllo. Come ti sei permesso di toccare Pablo? Ma quanto c'ha stile comunque però con sta skin? Spacca un botto. Mi stava antipatico. Come osi dire che Pablo è antipatico? Gli spagnoli non... E comunque odio gli animali in generale. Ma li odi talmente tanto da picchiarli su Minecraft? Però come hai visto, Pablo, non potevi toccarlo. Si sapeva difendere. Come ci si sente ad aver perso contro Pablo? Eh? Ma poi che ho visto? Che stava facendo il parkour? L'ho visto che stava sul... È caduto pure, che scarso. Manco il parkour sai fare. Pablo, sì. Mamma ha detto che non devo più picchiare Jack. Ma in che senso? Non sto capendo, sono confuso. È brutto. No, tu. Facciamo che se lo finisco non mi banni. Ok, tanto alla fine ci sarà la... ci sarà la reincarnazione. Se non lo finisci, ban doppio. Attenzione. Pazzo. Incredibile. Mamma mia che giocatore. Proprio lui, continua, avanza. Sulla fascia. Ma qua il parkour diventa una montagna normale. Ah, ok, poi dopo ricontinua. Attenzione, incredibile. Non si arrende. Ha un sogno. Vuole portarlo a termine. Là il parkour diventa un po' più difficile, eh? Slash ban. Stavo volando. Ah, quindi hai anche altre hack. Stavo proprio lì. No, questo è pazzo. Pablo ha detto miau. Slash ban. Deep giocatore per 60 giorni. Miau. Arrivederci. Raga, ho visto che sta arrivando un tizio messo parecchio bene. Mi è venuto in mente una cosa che posso fare. Facciamo un mini piedistallo, così, di netherite, ok? E qui al centro mettiamo una leva.
ci mettiamo qua una leva in questo modo e scriviamo sul cartello: soltanto un guerriero pronto a tutto può cliccarla. Nel momento in cui premerà questa leva, verremo teletrasportati dove si trovano i Warden, ma in realtà al posto dei Warden ci sarò io e farò un combattimento con il sottoscritto che sta utilizzando una nostra vecchia conoscenza, ovvero la spada Jackpot. Ho visto che ha l'inventario pieno di totem, quindi me ne sono presi un po' anche io. Ho ricreato Pablo 2.0 e Ciro 2.0 e non ci resta che attendere la nostra vittima. Mi sembrava di averlo visto arrivare, eccolo lì, esattamente verso di là. Eccolo, guarda come arriva. A me va bene nulla. Tutte le altre trappole, raga, fate conto, le tengo disattivate. Può rubarsi tutto, può esplodere, può fare tutto quello che vuole, ma se vedete è messo benissimo. Anche se in realtà c'ha tipo rank basso, c'ha coppe basse, però è messo parecchio bene. Può anche prendersi queste armature di ricambio se vuole, mi va bene tutto. L'importante è che prema questa leva. Andiamo a preparare quello che riceverà all'inizio come benvenuto. Questa è la zona dove faremo PvP, dove non si potrà scappare. Hai accettato l'inizio della tua fine. Rassegnati, affrontami, perdi. Se perdi, banna. Se vinci, sopravvivi. Così gli do anche la speranza di poter fare qualcosa. Così proprio che gli deve rimanere proprio qui il fatto che stava citando. Come quello lì che per sbaglio ha spaccato il bicchiere. Ok, è praticamente arrivato. Ed è attirato probabilmente dai diamanti anche lui, anche da questi blocchi di netherite, eh. Secondo me questi blocchi di netherite l'hanno bello che attizzato. Ma credo anche il fatto, raga, che ho fatto una base appunto senza claim, senza nulla. Vedi? È andato subito ai diamanti. Io gli rilascerei No, rischio di spaccare il cartello, raga. La tengo disattivata la trappola, perché appunto non si sa mai. Va bene, prenditi il tuo bottino, prenditi tutto quello. Sei contento di questi diamanti? Sei felice? È passato a prendersi pure la roba. Quindi immaginate già quante volte sarebbe saltato in aria. Ah, vuole distruggere, vuole griffare. Ma non è qui per rubare, è qui per griffare. Ma che mi stai dicendo? Raga, sta per distruggere tutta la base. Ah, però la leva è... Sti blocchi di netherite sono golosi, li vuoi? Ah, l'ha premuta. E quindi non ha attivato la TNT. Va bene, bro, è arrivato il mio momento. Tanto lui ora sta leggendo i cartelli e andiamo in posizione. Assetto da combattimento. È pronto, mi vuole combattere. Accetta. Va bene, bro, a me fa piacere che accetti il tuo destino. Ma vediamo quanto sei forte. Non si fa domande del fatto che la base non c'è più, eh. A me va bene. Per assurdo ora sto salvando la base trappola, perché sennò la base trappola andava bella che persa. Lo sto distruggendo in tutto ciò. Ma pensavi veramente di potercela fare soltanto perché sei messo bene? Vediamo se lo riesco a bloccare. Un totem partito. Non ho ossidiano o cose del genere per poterlo bloccare, però gli posso un po' vietare e deviare il percorso. Armatura, visto che ha una Prot 4. Anche io ho una Prot 4. L'unica cosa che si differenzia è che ho una spada leggermente migliore, ma è la spada Jackpot, non posso non utilizzarla. Oh, mi ha messo in combo lui sto giro. Raga, ma ne sa pure lui. Oddio, mi ha lasciato con mezzo cuore, non lo sa. Dai che mi scampò il totem. Me lo scampò. Oh no, ok, no, non l'ho scampato. Ok, facciamo così, switchiamo. Messo in combo. Uombo combo. Come si permette? Mi voleva far esplodere la base. Mi voleva seriamente far esplodere la base. E viece. E dai, insomma, che pensi di poter fare? Fatto tutto. Devo riuscire a fare tutto, raga, mentre che non si gli scassa l'armatura. Nel momento in cui gli si scassa è fatta. Mi sarei potuto portare un'ascia effettivamente per scassargliela prima. Ma a livello di hit sto andando molto meglio io. È partito il secondo totem. Gheppolato di nuovo. Mi conviene che mi mangio pure una gheppol e poi mi faccio il cibo normale, in modo tale che c'ho la rigenera. Oh, che combo mi ha fatto! Come sta messa la mia armatura? Ok, quasi a metà. Teoricamente la sua è messa peggio della mia, perché ho una sharp più alta, dovrei stargli levando di più. Poi, da quello che so, raga, io PvP nelle ultime versioni non sono tanto esperto, ma ho visto delle persone che tenendo proprio premuta la barra spaziatrice e quindi facendo solo critici facevano delle combo assurde. Quindi sto cercando di un pochetto imitarli, di un pochetto copiarli. Vorrei migliorare in PvP delle ultime versioni. Comunque, lui fino ad ora mi ha fatto partire soltanto un totem. Gli è partito l'elmetto. Ormai, allora, raga, è fatta, È fatta, signori. Non trolliamola, gheppoliamo, ok. È a posto, raga. Partito un altro totem. Si mette in combo. Ora sta prendendo un botto di danno in più. Infatti, raga, gli stanno partendo proprio totem a raffica. Ve l'avevo detto che era messo benissimo. Guardate quanti totem c'aveva. E guarda come gli stanno partendo a raffica. E ne aveva ancora altri, ma non è riuscito a switcharsi in tempo. Easy. Stavi chattando. No, non stavo scrivendo. Se no, come combattevo?
non ho le H, non so di cosa parli. Comunque, ok, accetto ciò che mi spetta. Sei un guerriero valoroso, ma anche un po' scarso. Slash ban. Banniamolo per 30 giorni per cheating. Andiamo a levare le TNT nella base. Raga, c'è un problema, non mi trovo più la base. Dovrei vedermi tantissimi blocchi di quarzo. Aspetta, questo era il turno che ho fatto prima il cheater? Ma che mi è successo alla base? Ma è esplosa tutta. Scusami, ma le TNT quello non le aveva fatte esplodere? O le ha attivate all'ultimo prima che andava via? Però aspetta, non ci sono neanche i blocchi di netherite. È passato qualcuno e se li ha rubati. Ne ha visti sempre qualcuno con la X-ray, quindi devo beccare chi è stato. Raga, ho trovato chi ha rubato. C'è un plugin sul server che ti permette di vedere chi è che ha interagito con l'ultima volta con le ceste in una determinata zona. E mi hanno portato da questo tipo, che tra l'altro c'ha pochissime coppe, che a quanto pare dovrebbe avere tutto quello che gli serve. Probabilmente ora se ne... Esattamente, guardate quanta... Si è rubato tutta la roba. Probabilmente sta andando a posarla in un punto, perché secondo me in realtà è il ragazzo con il quale ho combattuto. Oh, ma si è chiuso dietro? Ma che fine ho fatto? Me lo sono perso. Eccolo qua. È il ragazzo con il quale ho combattuto, che nel frattempo ha dato le coordinate a qualcun altro che si è venuto a prendere la roba. Lo voglio portare in controllo, oltre ovviamente a prendergli tutto ora, lo voglio portare in controllo e capire se è vera questa cosa. Vabbè, oddio, con i blocchi in diamante, ma chiuderti mi sembra un attimo eccessivo, ecco. Ok, una doppia esplosione che ha fatto anche pulire direttamente tutti i drop. TP, scatto scarlatto, sono Mr. Domi. Stai fermo qua, stai fermo qua, fermo. Leggi il cartello, leggilo e stai fermo. Ti manda... Tu... Non mentire, tanto la verità si viene a sapere. Chi? Tu, rispondi. E chi mente? Io non mento. Oh. Stai citando? Non lo so, raga, se crederci. Lo vorrei portare in controllo, vorrei vedere se me lo accetta. No. Allora ti posso fare controllo. Hack. Ma chi sei? Ma come ma chi sei? Oh, il senior admin... Nel nome ti posso fare controllo hack. Però è giusto, non siamo nella lobby del controllo. È giusto che non me lo accetti ora. E che significa? Vabbè, ho capito, va bene. L'ha voluto lui, l'ha voluto lui. Hai un minuto per dare... Ah, ha scritto ora ah. Dati Anydesk, o ammettere di star citando. Ah, risponde dopo. Rispondi, rispondi. Ah, rispondi, rispondi. No, i miei genitori non vogliono. E fammici parlare, li convinco io. Come vuoi parlarci? Discord, ce l'hai? No, mamma dice che ci sono brutte persone. Ma come? Ma non è vero. Ha ragione, allora devo bannarti per rifiuto controllo H. Slash ban, ban, 30 giorni, rifiuto controllo H. Non è giusto, ma cosa non è giusto? Sì che è giusto. E nulla signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like se volete altri troll del genere. Ci si becca domani con un nuovo video. Bella.